Un saluto, un abbraccione dal vostro Italo, benvenuti in questa nuova live reaction. Si è appena conclusa la partita tra Cosenza e Benevento e Cosenza ha perso 1-0 contro il Benevento. Il Benevento è andato in vantaggio con il sì, poi c'è stato un rigore netto, netto, nettissimo. Non dato, anzi ha ammonito Pierini dall'arbitro, che è un grande figlio di buona donna, vigliacco, il Cosenza viene come al solito maltrattato da questi arbitri di terza categoria, vigliacchi, bastardi, che un rigore limpido e netto, non me ne vogliono gli amici beneventani. Sì, poi c'è stata l'espulsione di Viola al 53esimo, quindi si può dire che per quasi 37-38 minuti il Benevento si è difeso, perché il Benevento, oltre a gol, non ha fatto mica chissà cosa. Anzi, il Cosenza si è mangiato 4-5 occasioni limpide, pure all'ultimo, robe dell'altro mondo. Oppure nell'altra occasione che l'arbitro ha dato quella calcio di punizione in due in aria, non si capisce bene neanche il motivo perché. Io penso che Braia o mandano via. Io, se fossi presente, non lo manderei via assolutamente. Poi se fanno dei nuovi pilloni, che cazzo ci serve più? Io, se dovrei fare una stupida, io vorrei Zeman. Ma se non sarebbe Zeman, io darei un nome. Io punterei, chiamerei, chiederei un favore. Ormai punterei su un nome antisonante, un nome nuovo. Io chiamerei il Morrone e gli direi di mandarci allenatore Stranges alla guida del Cosenza, perché è un allenatore bravissimo, preparatissimo, e secondo me sarebbe qualcosa di innovativo da portare a Cosenza. In parte di prendere pillone, che con quello andiamo in sicuro. Io punterei su questo profilo, non è giovane d'età comunque. Neanche, però, un bravo allenatore, ha portato pure il Morrone in promozione, sta in eccellenza, e l'ha portato pure in finale di Coppa Italia di eccellenza. E ha fatto, dove è andato col San Fili, con tutte le società, squadre cosentine, ha fatto sempre un ottimo lavoro vincendo i campionati. Quindi, ragazzi, io punterei su sto nome, perché pure allena Morrone Cosenza, quindi punterei su sto nome. Io vorrei che sto video lo verrebbe pure la società del Cosenza. Se no ci teniamo Braio, Zeman, altri nomi grossi. Non si vale. Pillon proprio no, ragazzi. Già, io mi incazzo, ultra spoco, ragazzi. Io sono oggi avvelenato come un serpente, ripeto, che se magna è rospo. Quindi, ragazzi, a noi arbitri c'è boicott, che poi abbiamo l'attaccante se mangiano 5 gol a partita. Non siamo stati capaci. 10 contro 11, ragazzi, ma noi alla miseria, veramente a pareggiare perlomeno alla partita. Gli attaccanti del Cosenza, mi dispiace, siamo in assenza, compagni, siamo mangiati certi gol. Lasciamo stare. Il Benevento forse sarà stato i 10 a giocare in 10, non ha fatto nulla di che dopo, si è difeso soltanto. Io non so, primo in classifica, sono già in Serie A, lo ripeto. Comunque, e Cosenza al minimo il pareggio lo doveva fare. Poi l'arbitro, lo ripeto, un gran figlio di buona donna, perché quello è il rigore tutta la vita. Sono già 6 partite che gli arbitri, oltre a Empoli che ci ha andato a favore, gli arbitri stanno farsando il campionato del Cosenza. Poi i giocatori si mangiano pure i gol. Lasciamo perdere, come a Pescara fanno la stronzata all'ultimo. Quindi, ragazzi, se la pensate come me, se tifate sempre forza lupi fino alla fine, speriamo che Braia non vada via. Ma se vada via, o Zeman, Pillon no. O se no, prendete Stranges del Morrone, ve lo consiglio io. Un saluto e un abbraccione dal vostro Italo, cuore giallo-rosso. Buon campionato a tutti e forza lupi sempre fino alla fine, ragazzi. Ciao, buona